Nello stadio intitolato al grande ed indimenticato Silvio Piola, il Pescara subisce una bruciante sconfitta ad opera del fanalino di coda del torneo Pro Vercelli, pagando a carissimo prezzo l'avvio di gara con l'esplosione di Crescenzi e l'ultima parte della contesa che ha regalato ai piemontesi, grazie ad una doppietta di Rajčević, la vittoria della speranza. Un KO che deve far riflettere in vista della gara di domenica all'Adriatico con lo Spezia. Meglio la squadra di Cas, il Pescara in difficoltà all'11° Crescenzi, già ammonito, va a commettere fallo su Bifulco, rimediando il secondo giallo e poi il rosso, con i biancazzurri che restano così per quasi tutta la partita in inferiorità numerica. Grossa l'ingenuità dell'ex giocatore del Bari. Passa un attimo e Reginaldo va a colpire di testa dalle parti di Fiorillo, sfiorando il vantaggio con il portiere biancazzurro che salva in calcio d'angolo. Pillone è costretto a cambiare, mandando in campo Balzano per Mancuso. Avvio di partita scellerato per i biancazzurri, con lo stesso Balzano che va a commettere fallo in area su Bifulco, che aveva già fatto espellere Crescenzi. Ross assegna il rigore che sembra starci sul dischetto Vavives, che spiazza il portiere abruzzese per l'1-0 dei padroni di casa. Pescara che accusa il colpo e soffre, non riuscendo ad impensierire l'ex Pigliacelli, e la squadra di casa che al 33° arriva ad un passo dal raddoppio con Castiglia, che manca di pochissimo il bersaglio grosso. Gol mangiato, gol subito, visto che al 35° arriva il pareggio dei biancazzurri grazie al tapin vincente di Macin dopo una conclusione di Falco e una doppia deviazione dei giocatori di casa. La squadra di Grassadonia, quando preme, fa paura e al 38° trova la rete del 2-1 con Rovini, poi annullata per fallo di Reginaldo. Al 42° invece Fiorillo a salvare in angolo su un missile di Berra, prima del doppio fischio di Ross, che dopo 2 minuti di recupero manda le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa fra i padroni di casa c'è Ghiglione al posto di Berra, ma al secondo il Delfino arriva ad un passo dal raddoppio con un gioco di prestigio di Falco, a cui Pigliacelli dice di no con un miracolo. Passa 1 minuto e mezzo, i piemontesi si rendono pericolosi con Bifulco perso da Fornasier e con la conclusione al lato dell'attaccante a 2 passi dal portiere del Pescara. Ancora Pro Vercelli al 6° con un tiro dai 20 metri di Rovini e la respinta con i pugni di Vincenzo Fiorillo. Gara apertissima e anche godibile, con un Pescara più reattivo rispetto all'inizio di gara. Per quanto accade in campo, il Pescara meriterebbe anche il 2-1 con il tecnico di casa che getta anche nella mischia Rajčević per Rovini. Sarà la scelta indovinata che cambierà la gara e il risultato. Il Pescara gestisce bene la partita grazie anche ad una buona condizione fisica. Al 33° però Balzani è costretto ad uscire per crampi e al suo posto entra Marco Carraro. Si arriva nella fase decisiva del match con i giocatori di casa. I biancazzurri stringono i denti, ma al 38° subiscono il gol di Rajčević a pochi minuti dal suo ingresso in campo su cross di Gatto. Doccia gelata per il Pescara con Pillon che gioca il tutto per tutto, mandando in campo anche Andrea Cocco. Il finale è convulso con il 3-1 ancora di Rajčević al 48° e poi altri errori dei locali che mancano al 48° e al 49°, le reti del 4-1 prima con Castiglia e poi ancora con lo scatenato Rajčević. Per la formazione abruzzese un brutto colpo, mitigato solo parzialmente dai risultati delle dirette concorrenti. Il Pescara è ancora fuori dalla zona playout, ma con lo Spezia non si potrà sbagliare.